In Campania più di 8 edifici su 10 non dispongono ancora del certificato di collaudo statico, in 9 su 10 manca quello di agibilità. Migliore la situazione per la prevenzione incendi, con 6 edifici su 10 che ne sono in possesso. E quanto fotografa Legambiente con l'indagine Ecosistema Scuola, in cui fa il punto con dati riferiti al 2022 sullo stato di salute di 341 edifici scolastici nei capoluoghi campani, frequentati da una popolazione di oltre 50.000 studenti. L'indagine restituisce una fotografia di quanto le amministrazioni comunali, che hanno competenza sulle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, investono su politiche che intrecciano sicurezza e sostenibilità degli edifici. Quello che emerge è che la sicurezza non abita ancora nelle scuole campane. Gli edifici scolastici posti in zona sismica 1 sono 20 e tra questi nessuno risulta progettato o adeguato alla normativa antisismica, mentre quelli in zona sismica 2 sono 323. Anche qui solo l'8% è progettato o adeguato alla normativa. Sul fronte manutenzione straordinaria, gli edifici in cui si è intervenuti negli ultimi 5 anni sono il 67%, ma il 64% richiede interventi urgenti. Inoltre, solo nel 32% degli edifici sono state effettuate indagini diagnostiche sui solai. Non particolarmente positivi neppure i dati sulla sostenibilità. A livello regionale, nel 2022 nessun edificio è costruito secondo i principi di bioedilizia. L'efficientamento energetico riguarda il 40% degli edifici scolastici realizzati negli ultimi 5 anni, mentre il dato più sconfortante è che nessun edificio scolastico si trova in classe A, mentre ben il 73% è in classe G. La strada è ancora lunga, ha detto la direttrice di Legambiente Campania, Francesca Ferro. Occorre fissare obiettivi ambiziosi nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, invece di continuare con interventi parziali di miglioramento.